Saranno online sul sito del Consiglio regionale i nomi dei consiglieri e degli assessori che beneficiano di un assegno vitalizio e l'importo lordo mensile dello stesso. Così prevede una legge proposta dall'Ufficio di Presidenza e approvata il 12 aprile all'unanimità dall'Aula di Palazzo Lascaris. La norma prevede che sia data pubblicità anche di coloro che abbiano ottenuto la restituzione dei contributi versati. Con l'approvazione di questo progetto di legge, diciamo che ritengo completato un percorso. Abbiamo portato efficienza nel quadro dei costi della politica, ma soprattutto quello che avevo già annunciato nel discorso del mio insediamento, rendere il nostro palazzo, questo Consiglio regionale, un palazzo di vetro. Palazzo di vetro significa rendere tracciabile tutto il comportamento dei consiglieri regionali. Questa è l'istituzione regionale, noi questo abbiamo detto e abbiamo realizzato, e il merito è di tutta l'aula consiliare.